Seduta di consiglio comunale questa mattina a Pagani, il civico consesso è iniziato senza il contributo della minoranza, che ha costretto la maggioranza Bottone a fare inversione dei primi 6 punti all'ordine del giorno, inerenti alle interrogazioni gran parte derivanti dai consiglieri di minoranza. Si è proceduto dunque con la discussione del 7° punto all'ordine del giorno, inerenti ai debiti fuori bilancio e dell'accordo transattivo con l'avvocato Bruno Falcone. Qui maggioranza ed opposizione, che nel frattempo aveva raggiunto l'assise di Cittadina, hanno discusso a lungo prima di approvare un rinvio alla prossima seduta di Consiglio Comunale e dopo aver incontrato il noto professionista paganese e addivenire ad un accordo. Tra i punti approvati anche quello relativo alla posizione contrattuale della GESET. Abbiamo approvato questo differimento dei termini contrattuali con la GESET. La GESET in effetti è pronta con gli atti, in questi giorni stanno arrivando ai cittadini, alle aziende, gli avvisi tari per l'anno 2018. Sta migliorando il servizio con la nuova azienda speciale che è partita il 1° giugno, per cui in effetti ci auguriamo che quest'anno gli incassi siano un po' più elevati rispetto agli anni precedenti. Anche nel 2017 abbiamo incassato circa il 50% della tari. E questo purtroppo ha degli effetti sul bilancio e ha degli effetti negativi anche nel caso in cui si volessero adottare dei provvedimenti di sgravi, esenzioni, riduzioni per quei contribuenti che ogni anno versano regolarmente l'imposta. Abbiamo votato la modifica dell'oggetto sociale per quanto riguarda la GESET Italia per il servizio di riscossione dei tributi, che ancora doveva partire, colpa della stazione unica appaltante che ha completato tardi le procedure, però finalmente ci siamo arrivati per evitare problemi economici all'ente. Abbiamo votato e si sta votando in questo momento all'unanimità l'osservatorio sulla legalità, punto di orgoglio dell'amministrazione, perché la commissione ha ricevuto il plauso dall'intera componente di commissione, ha ricevuto il plauso da tutto il consiglio comunale, e quando a dimostrazione che l'amministrazione c'è sull'osservatore della legalità e su qualsiasi forma che vada a favore o contro, a favore della legalità e contro l'illegalità, l'amministrazione c'è, e questo inorgoglisce tutto il consiglio comunale, che è lo specchio della città. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, abbiamo chiesto un rinvio di un punto di un debito fuori bilancio risalente agli anni 98, perché il delegato al contenzioso ed io, in qualità di Presidente della Commissione Bilancio, vogliamo tentare di ottenere tra virgolette un risparmio, in modo tale da portarlo in Commissione e far capire che anche su debiti fuori bilancio, in cui la Commissione non è competente, però si impegna affinché il Comune possa avere un risparmio. In Consiglio Comunale è stato rinviato un punto importante in merito ai debiti fuori bilancio. L'oggetto di questo debito era una parcella dovuta all'avvocato Falcone. Noi già un anno fa chiedemmo per iscritto all'ufficio avvocatura informazioni in merito a quali erano effettivamente i debiti fuori bilancio di questo comune. L'avvocato ci rispose per iscritto che aveva inviato un elenco alla Corte dei Conti, dove in questo elenco appunto elencava quelli che erano i debiti fuori bilancio. Contestammo all'avvocato Seritiello che non erano stati riportati tutti i debiti, e tra i tanti c'era anche un debito in merito alla parcella dell'avvocato Falcone, che noi quantificammo allora in 50.000 euro. Oggi volevamo discutere di questo debito, però è stato rimandato perché qualcuno ha detto che volevano tentare di riparlare con l'avvocato, nonostante c'è stata già una pre-transazione, di voler risparmiare ancora una volta, ma io credo che in merito a questo ci siano dei problemi. Ancora una volta arriva all'attenzione di questo Consiglio Comunale un atto illegittimo, ovvero il prolungamento di un anno al contratto di GESET che era inizialmente 2012-2016, poi è stato fatto diventare 2013-2017, il 2012 è stato lasciato ad area di escursioni. Una delibera incompleta, una delibera insanatoria ad una determina illegittima che già segnalammo a dicembre, avendo anche la risposta al requisito dell'allora segretario generale Marrazzo, che ci disse che quella determina era anomala. Abbiamo chiesto delle spiegazioni, ancora una volta non le abbiamo avute, c'è stata grande difficoltà di risposta da parte dell'assessore competente e da parte dei dirigenti, come al solito facili profeti in patria.
Molto sentito anche il punto sul regolamento per l'osservatorio permanente sulla legalità e sicurezza. Il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità la nascita di un osservatorio per la legalità. Anche noi di minoranza abbiamo votato con grande partecipazione l'istituzione di questo ente, perché riteniamo che la lotta ad ogni forma di illegalità debba essere un obiettivo prioritario per ogni istituzione. Alla fine tutti approvati i punti all'ordine del giorno, tra i quali anche la convenzione con Agro Solidale del Centro Sociale e quello con la Paganese inerente alla gestione del Marcello Torre, condizio sine qua non per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.